Per un viaggio nel Medioevo, oggi vi porto al Duomo di Ancona di San Ciriaco. Iscriviti al mio canale e attiva la campanella per seguire i miei tutorial di cucito e perché essere principessa è uno stile di vita. Ciao, sono Elena. Mentre aspetto di imbarcarmi per la Grecia, sto visitando il Duomo di Ancona. Il Duomo di Ancona è dedicato a San Ciriaco ed è la cattedrale metropolitana dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo. È una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. Nel maggio del 1926, Papa Pio XI l'ha elevata alla dignità di basilica minore. Secondo la tradizione storiografica, i Dori Siracusani eressero ad Ancona un tempio dedicato ad Afrodite, quando la città era colonia greca. Secondo un'antica tradizione, seguita anche da alcuni studi moderni, Afrodite e Venere aveva nel tempio anconitano l'attributo di dea della buona navigazione, protettrice dei naviganti. La tradizione è basata sul passo di Catullo, che cita il tempio di Ancona in un contesto in cui Venere appare una divinità prettamente marina. Il quadro della Madonna è stato donato al Duomo di Ancona nel 1615 da un marinaio veneziano come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Alcuni cronisti parlano di un miracolo avvenuto il 26 giugno 1726 davanti ad alcuni fedeli che stavano recitando le letanie alla Madonna. Secondo queste cronache, il quadro avrebbe aperto gli occhi e sorriso anche nei giorni seguenti. In quel periodo si era diffusa in città la notizia della vittoria di Napoleone Bonaparte e la firma dell'armistizio che prevedeva la cessione di Bologna, Ferrara ed Ancona e la possibilità da parte dei francesi di confiscare i beni della Chiesa. Fatemi sapere nei commenti se avete visitato anche voi Ancona e cosa vi è piaciuto di più. Nel prossimo video vi porterò alla fiera medievale del Castello dei Visconti di Somma Lombardo Varese. Iscriviti al mio canale se non lo hai già fatto. Seguimi anche su Instagram, Pinterest e Vero e visita il mio sito elemoda.it perché l'eleganza è uno